Allora, esiste una fermata vicino, praticamente davanti al giardino Revoltella della 25. Un'altra fermata è al Ferdinandeo, Sì. quindi diciamo sarà 300 metri diciamo, tra la Villa Revoltella e il Ferdinandeo. A metà, davanti all'oasi del gelato, per intendersi, diciamo dove c'è la gelateria, Sì. c'è un'altra fermata, il cui pal, dove c'è il cartel della 25 segnala fermata, no, e c'è addirittura all'interno del muretto del giardino davanti al Ferdinandeo. La gente è costretta a stare in mezzo alla strada per aspettare l'autobus, è talmente vicine le due fermate che quella fermata, se potessi eliminarla. È come la storia dell'uomo che morde il cane. Fa notizia che un telespettatore segnali a Sveglia Trieste una ridondanza di fermate d'autobus quando spesso succede appunto il contrario. L'esempio sottolineato qualche giorno fa ha portato le telecamere di Tele4 in zona per documentare quanto denunciato. Già che c'eravamo, abbiamo proseguito lungo via Marchesetti per imbatterci in un'altra curiosità. Salendo verso il quadrilatero, si susseguono sulla parte sinistra quattro fermate, una dopo l'altra, ad una distanza talmente ravvicinata da intravedere quella successiva e quella precedente, senza che vi sia comunque una corrispondenza nell'altro senso. Non esiste un criterio per posizionare le fermate dell'autobus, in genere le richieste arrivano a Trieste Trasporti, che poi provvede ad inoltrarle alla provincia a cui spetta la decisione definitiva. In alcuni casi gli stessi autisti dell'ex municipalizzata hanno protestato per l'eccessiva vicinanza fra due fermate.